Il Lagozzano non sa più vincere, un'altra sconfitta per la squadra di Soda, battuta a domicilio al Piola di Vercelli per 1-0 dall'Olbia, che invece nelle ultime settimane ha invertito la rotta e sta risalendo la china. Una partita in cui i rossoblù hanno davvero costruito poco, il solo Messias ha provato a cambiare le sorti del match, un match che era cominciato con un tiro senza troppe pretese dopo due minuti dei padroni di casa. Tra il 15° e il 17° doppia protesta dei sardi per un paio di contatti in area su cui il direttore di gara però ha lasciato correre al 19° un angolo di Carletti con la palla che è terminata alta sopra la traversa, al 21° incomprensione difensiva e l'Olbia per poco non fa il pasticcio, salva un difensore prima che la palla varchi la linea, al 31° il gol che decide il match, il tiro di Peralta di sinistro da fuori area leggermente deviato e mette fuori causa Casadei che non ci può arrivare. Al 43° l'Olbia sfiora il raddoppio con Senesi che non capitalizza un'ottima chance, nella ripresa si scatena Messias, al 47° serpentina, classico movimento del brasiliano, tiro da fuori area e la palla che va a sbattere sul palo. Tre minuti dopo ancora Messias in percussione da ottima posizione, la sua puntata però non ha effetto. Al 55° Gozzano in 10 per il cartellino rosso nei confronti di Emiliano, decisione oggettivamente troppo severa. Al 61° e al 64° ancora i sardi in contropiede si fanno pericolosi, in particolare con Pennington al 65°. Al 72° è Peralta assaggiare nuovamente i riflessi di Casadei, all'82° l'ultimo guizzo con il sinistro di Messias è di fatto l'ultima speranza delle Gozzano, che ci prova anche su angolo al 94°, ma finisce 1-0 con la vittoria dell'Olbia.